Colombo Marco Lombardo di Villalonga, aziende tenute per Adore. Stasera presentiamo al Mien tre etichette che vengono tutte e tre dall'Etna, ma che raccontano anche una storia di famiglia, quindi una tradizione culturale di produzione appunto di vino dell'Etna. Sì, buonasera a tutti. La mia è un'azienda storica che risale al 1800. Loro erano i principi paratore e quindi vinificavano, avevano proprietari terrieri e vinificavano, esportavano al mondo vino, olio e seta. Io l'azienda l'ho ricostruita e costituita nel 2013 quando ho preso in mano le proprietà e ho voluto dare coraggio e vigore e passione e amore nel produrre e mettere in commercio quelle che sono le etichette. Infatti oggi abbiamo 14 etichette che si completano con le grappe, l'olio e la base spumante che uscirà dopo 4 anni. Santa, il vino dell'Etna appunto continua ad espandersi in tutto il mondo, questa importantissima produzione. Quali sono i territori dove si vende di più? Diciamo che oggi l'Etna è un occhiello alla giacca, è presente in tutto il mondo, anche se l'Europa diciamo che è satura di vino e quindi si sta cercando di esportare questo prodotto in Giappone, in Cina, nelle Americhe. Però sarebbe anche giusto far restare i nostri prodotti in Italia. Io punto per far restare il nostro prodotto di tutte le cantine proprio in Italia, in Sicilia, e non soltanto esportarlo all'estero.